benefattori delle Nazioni Unite. Padre percorre il viale della sua dimora di Castel Gandolfo per benedire i 4.000 giovani convenuti da tutta Italia insieme con le rappresentanze di San Marino, Svizzera, Olanda. Il trono è stato eretto sotto ischie volete spianare il cammino alla reciproca fiducia. Dei laghi e dei colli romani tra il canto degli esploratori passa la gioventù. Ceto, dovunque è un... E l'incedere del corteo sembra misurato a far sì che su tutte scenda, a tutte arrivi la benedizione. Alle fanciulle si è aggiunta una folla immensa di devoti che per via della conciliazione primavera, trascorso da un vento di tralci di mandorli, recano le già forse nasce la fiaba vera che un giorno aveva detto a questi bambini, a tutti i bambini dell'altro. I bambini hanno avuto il Papa tutto per loro, vorrebbero raggiungere cristallo di Nati. Ecco il ministro spagnolo Artajo ed ecco il principe Chigi, sono entrati per il portone di bronzo. Donna Ida e Einaudi, il sostituto segretario di Stato Monsignor Montini, diretta verso la tribuna d'onore anche la regina Elisabetta del Belgio. La sedia si è fermata tra la porta del filarete e la porta santa. Il Papa raggiunge il trono. Si schiera la guardia al martello d'avorio ed argento. Il vicario vibra il primo colpo. A San Pietro il Papa è tornato sul trono e prega mentre la lastra lentamente. Aveva detto al terzo colpo, aprite le porte poiché Dio è con noi. Ora si toglie la mitra, si inginocchia, intona il Te Deum. E adesso col cero in una mano, la croce astata nell'altra, il varco dei Romei. Col coro, i fedeli da tutta la piazza cantano l'inno di lode. Tutte le campane del mondo oggi hanno chiamato il sole, ma non hanno aspettato l'alba. Mattino del 24 dicembre, dalle squille e dalle preghiere un volo di colombi. Essi furono per i primi cristiani. Domenica, e ora quella che chiama Pietro. Giuite ed esultate, diletti figli e figlie, poiché la vita che si rinnova in Gesù nell'alba della Pasqua è per ogni anima degno di rinnovamento, di nuova vita, di salvezza e di futura risurrezione. Questo l'augurio espresso dal Papa nella Pasqua 1951. ...della Chiesa, una beata viene proclamata santa all'esterno della Basilica, sulla piazza di San Pietro. Prima di notte, questo canto delle litanie si è spento sul clangore delle tube d'argento e il Papa 14 ferite e in punto di morte le parole del vero amore. Gli perdono, voglio che venga con me in paradiso. Nella Vaticano. Non danno più lacrime quegli occhi che ne hanno sparse tante.
certo che il Papa sta per promulgare il suo infallibile decreto. Dopodiché Pio XII, tra i cardinali levatisi in piedi a capo scoperto, legge nel glorioso latino della Chiesa i fedeli affluiti fin dalla notte in piazza San Pietro. Ci sono a Roma per questa data della Chiesa 250.000 pellegrini. Il dogma che sta per essere tutte le lingue, tutte le genti hanno inteso la parola della Chiesa, coi cittadini d'ogni nazione e i rappresentanti dei governi. Per quello le 8:30, il bianco e viva dei fazzoletti se del mondo. Ricordiamo i due ultimi atti con cui la Chiesa lo ha preparato. All'antivigilia il concistoro, nel quale Pio XII risponderà che desidera ancora essere illuminato dallo Spirito Divino e lo invoca. Stata immune dallo squalore del sepolcro, il Papa legge la bolla. Pronunciamus, declaramus et definimus, divinitus revelatum dom est, immaculatem dei param semper virginem, ex pleto terrestris vite cursu, quisse corpore et anima ad excelestem gloriam assunta. La Madre di Dio, che è stata assunta alla gloria dei cieli, prega per i suoi devoti. Ora, dallo stendardo di su dall'altare sormontato di davanti ai quali il suo terzo successore, Pio XII, di elevare all'onore degli altari il beato nostro predecessore Pio XII. Niccolo, questo edificio guarda San Pietro. Il Gandolfo è giunto il Papa per conferire alla cerimonia il massimo di solennità e manifestare la sua paterna benevolenza alla Chiesa americana e ai suoi vescovi. Si deve a loro l'iniziativa di questo collegio, destinato alla formazione ecclesiastica dei sacerdoti studenti degli Stati Uniti. Prima della benedizione si ha ai giovani seminaristi la missione del sacerdote, mediatore tra un mondo in travaglio e il celestiale regno della pace. Lì portò Roma nel pericolo e oggi le è vicino nella gioia. Il pontefice offre le orchidee inviategli dalla città mariana di Guadalupe alla statua dell'Immacolata. Le architetture del Borromini sono ridisegnate in luce, l'anno mariano. In questa basilica è la cappella paolina dove il sacerdote Pacelli disse la sua prima messa. Oggi reciterà la preghiera da lui, quello dell'Immacolata. Dalla loggia scende la benedizione Urbi et Orbi. Benedictio Dei Omnipotenti, Patri et Filii et Spiritus Sancti, discendat super vos et magnat semper. Da Ponte Vittorio la fiaccolata dell'azione cattolica, che ha l'Immacolata come protettrice, accompagna il ritorno.